Ciao a tutti ragazzi, eccomi che torno con un altro video dopo un bel po' di tempo. Sono in uno scenario provvisorio nella mia cucina e devo farlo con il PC portatile perché insomma il cellulare è troppo scarico e non riesco a farlo, di batteria non riesco a farlo, non riesco a usarlo, scusate. E quindi ho voluto però lo stesso fare questo video perché ho un'oretta di tempo oggi pomeriggio, quindi volevo approfittarne per girarne se riesco due o tre. Poi scappo a portare in giro i cani, eccetera. È sabato pomeriggio, quindi appunto ho questa oretta di tempo prima di fare altre cose comunque piacevoli oggi. Allora, comincio con un video prodotti finiti, anche se in realtà non ho molti prodotti finiti. Lo faccio lo stesso perché penso che sia importante tenersi monitorati in questo percorso, nel percorso No Buyer cercando di finire insomma, i prodotti iniziati che siamo lì da parecchio tempo. Sono pochissimi i prodotti, come vi dicevo. In questo video includo anche un prodotto che normalmente non includo in questo tipo di video ed è appunto un detergente perché vi spiegherò nel corso del video perché. Cominciamo subito. Sono pochi, come vi dicevo, e questo mi ha un po' deluso e un po' aperto gli occhi e un po' ha confermato quello che già supponevo, di cui già abbiamo parlato, e cioè che è veramente difficile finire i prodotti e più se ne hanno chiaramente a disposizione e più è difficile finirli, perché anche se si mandano in rotazione, quindi non so, ad esempio ho 5 creme, ne uso una al giorno, quindi diciamo che durante la settimana riesco a usarle un po' tutte. Mi ci vogliono comunque dei mesi per finirle, per cui nel frattempo diventano vecchie, magari non scadono, però i principi attivi non sono più freschi ed efficaci come lo erano all'inizio della loro vita, e quindi è comunque meglio seguire sempre, secondo me, mi viene confermato ancora una volta che è comunque meglio seguire uno stile di vita minimalistico, quindi prendere poche cose, meglio se un'unica cosa per categoria e utilizzare quella finché non la sia consumata e quindi comprarne una nuova finché non sia consumata, scusate, solo quando sia consumata quella già aperta, insomma già in uso. Allora, partiamo quindi subito dal detergente che vi dicevo. Allora, questo si chiama Bio Happy, detergente unico viso e corpo, frutti dimenticati, per avvolpine bianco spino. Questo l'avevo comprato io in un sito, non mi ricordo se Ecoverde forse, comunque se me lo ricordo ve lo scrivo nell'info box e riesco a reperire traccia di questo prodotto. Ve lo faccio vedere perché questo è un normalissimo sapone mani e corpo, quindi l'ho preso, EcoBio ovviamente, l'ho preso per provare ancora una volta un prodotto che fosse multifunzione, quindi che servisse sia per il viso che per le mani che per il corpo, in modo da appunto magari metterlo sotto la doccia o sul lavandino e usarlo per vari scopi. Siccome però quando è arrivato il pacco, l'unico detergente che avevo finito in quel momento, che avevo veramente finito da un giorno almeno, era il detergente intimo, che sapete comunque io uso, è un prodotto che uso perché per l'igiene intima è importante che il detergente abbia determinate caratteristiche, soprattutto un determinato valore di pH. E quindi per non andare a comprare un detergente intimo, ho voluto dare chance a questo prodotto di fungere da detergente intimo. E devo dire che ha funzionato benissimo, per questo ve lo faccio vedere. Ha funzionato benissimo, io l'ho usato per penso un mese e mezzo
E devo dire che quindi ha una buona durata e è fantastico, non dà effetti collaterali, irritazioni, secchezze, eccetera. Poi non mi sto a dilungare nei dettagli, ovviamente, essendo l'argomento un po' insomma spinoso. Quindi questo detergente BioHappy per Avolpina e Biancospino. Ha un profumo, tra l'altro, di pera proprio fruttato, buonissimo, che è il motivo per cui l'avevo scelto, insomma, come sapone da corpo e da mani. Un altro prodotto finito, restiamo sul corpo, finalmente sono riuscita a provare un kit della Godalì, come vi dicevo. Curiosissima di provare questa marca da farmacia, ma ecosostenibile, completamente bio e cruelty free soprattutto, e devo dire mi sono trovata benissimo, l'ho scavato fino all'ultima goccia, volevo addirittura tagliare la parte qua sopra, come si fa, sapete, con i dentifrici, però ha una consistenza tale questo prodotto, adesso se ne è rimasto proprio un microgrammo, ve lo faccio vedere. Ha una consistenza tale, è praticamente è una crema gel, un po' sembra montata quasi, e quindi diciamo che attaccata alle pareti non ne rimane, per cui è molto leggera, quindi non ne rimane. Quindi sono sicura che qua dentro, se va bene, ce n'è rimasto un decimo di grammo. Ed è, vediamo se riesco a inquadrarvelo, Caudalie Fleur de Vigne, la linea, fiori di vigna. E questa è una crema corpo, tra l'altro in formato campioncino, perché appunto io ho voluto ordinare un set per provarli un po' tutti i prodotti, provarne diversi insomma, e devo dire che questa è fantastica. Tra l'altro ha un profumo delicatissimo di, che io non riesco a ottenere nei miei cosmetici, di fresco, tipo, non so come dirvi, tipo profumatore di cassetti. E fruttato, è veramente buonissima, buonissima. Non ricordo il prezzo e poi appunto non è attendibile il prezzo a cui l'ho acquistata io perché facendo parte di un set il prezzo che posso dirvi lascia un po' il tempo che trova. Comunque se la trovate anche in farmacia, provatela, è ottima, vale sicuramente la pena anche perché rende tantissimo sul corpo, quindi lo lascia idratato anche per una giornata intera e soprattutto non, oddio, non ce ne vuole molta. Ecco, mi spiacerà buttare via anche la scatolina perché da vedere comunque esposta in bagno sulla mensola è bellissima. Ok, andiamo avanti invece con altri prodotti che sono prodotti viso e qui abbiamo degli altri campioncini tra cui un prodotto che vi dico la verità, ho fatto fatica a finire. E mi è piaciuto ni. Purtroppo con questa videocamera non riesco molto bene a inquadrare. Comunque si chiama è un esfoliante viso, scusate, della marca Anima Bio. Mi è stato regalato in un negozio, vedete che infatti è un campioncino e era in offerta perché la marca era uscita da poco, al tea tree e microalghe. Allora, mi è piaciuta in generale mi è piaciuto come prodotto, anche se ha qualche caratteristica che non mi è piaciuta, che ora vi spiegherò, ma è una questione di gusto personale. È uno scrub classico, quindi è proprio una cremina, adesso vabbè non ce n'è più, è anche secco intorno qua, è una cremina bianca con dentro dei granulini, delle microsfere che passate sul viso servono a esfoliare, quindi a fare un peeling della parte morta della pelle, insomma dello strato superficiale. Ha dei principi attivi che lo rendono purificante, come il tea tree e queste microalghe. Il profumo è buono, la crema lascia il viso idratato una volta sciacquata. Però quello che non mi è piaciuto è che le microsfere sono troppo piccole e molto scarse come quantità, quindi alla fine ha un effetto molto gentile che va benissimo per la pelle sensibile come posso avere io, però io quando faccio lo scrub preferisco farlo una volta in meno, quindi diradarli, però farlo un pochino più strong quando lo faccio, che sia veramente efficace, che elimini la pelle morta.
quindi non che sia qualcosina proprio di troppo soft. Per le persone che lo amano invece più leggero e lo fanno più frequentemente, va benissimo, questo prodotto, è ottimo, ecco bio, il prezzo è basso, non ve lo so dire perché appunto mi è stato regalato, ma so che è una linea che è abbastanza low cost, si trova da Tigotà, Caddi, quelle catene insomma del gruppo Gottardo, quella profumeria insomma dove vendono anche i detersivi. È un prodotto che non credo che ricomprerò, ma come categoria in generale di prodotto, lo scrub io di solito me lo faccio in casa, o con la farina di mais, oppure con lo zucchero e il miele, oppure con la farina di cocco, e l'olio, oppure, farina di cocco e miele. E va benissimo perché alla fine risulta molto più scrabbante rispetto a questo. Quello che mi è piaciuto di un prodotto analogo commerciale è che ha questa cremina che si può essere assorbita una volta che è sciacquato, in parte rimane bene assorbita, mentre quelli che mi faccio io devo sciacquarli tenacemente perché altrimenti resterebbe proprio il viso appiccicoso o unto, che non è il caso. Per cui vedrò se ricomprarlo o magari comprarne un altro analogo. Poi, sempre gli ultimi due prodotti sono sempre viso di Caudalie, facevano parte del kit che avevo ordinato. Ebbene sì, questo è, se riesco a farvi vedere, altrimenti ve lo dico io perché non posso non descrivervi questo aspetto del prodotto. Resveratrol Lift, è una crema ridensificante, di quelle creme che dovrebbero mantenere alta la percentuale di collagene nel derma. Il collagene è una proteina che è presente naturalmente nel nostro derma, quindi nello strato sotto la pelle, il tessuto sotto la pelle, che ovviamente a causa di stress, inquinamento, avanzare dell'età, pian piano si consuma e a livello endogeno, quindi con il nostro metabolismo, è difficile ricrearlo e quindi la pelle risente di questa diminuzione di collagene e tende un po' a cadere, ecco. E queste creme dovrebbero aiutare a rallentare questo processo. Al di là del funzionamento o meno, che penso si possa apprezzare nel corso di molto tempo, a me questa crema è durata 1 mese e mezzo, su per giù, quindi anche questa rende. Come crema mi è piaciuta molto perché nutre, ammorbidisce la pelle, la lascia idratata senza appesantirla, quindi sarebbe una crema notte, ma io che ho una pelle mista la posso mettere tranquillamente di giorno, la mattina e non si lucida da nessuna parte. Quindi anche questa è molto consigliata. So che il prezzo della confezione di vetro, del barattolo di vetro dove viene normalmente venduta in taglia normale, è abbastanza caro, però è veramente una crema che io ho trovato ottima. Se la ritroverò, la comprerò in questo formato ancora perché comunque voglio dire è una plastica di ottima qualità, credo che la riciclino tra l'altro. Quindi vuol dire che non permette al prodotto di ossidarsi, non fa passare la luce, eccetera. Quindi, insomma, per me non ha niente da invidiare al vetro in questo caso. Quindi cercherò magari di riprenderla in questo formato. L'ultimo prodotto, e comunque sono già riuscita a fare un quarto d'ora di video, è sempre di Caudalie e questo è un si è oddio, adesso ve lo inquadro e poi lo leggo perché io lo vedo al contrario. Vino Source sempre, quindi è sempre la linea degli estratti dell'uva. Serum SOS Desalteron, quindi Thirst Quenching Serum, quindi vuol dire siero SOS per la pelle assetata, disidratata. Ovviamente, ça va sans dire, come dicono i francesi, faccio a meno di dirvelo per cosa l'avrò preso.
per cercare di contrastare un po' i segni del tempo prima che sia troppo tardi. Mi è un po' venuta la fobia quest'anno, no, scherzo, lo sto prendendo, cioè ovviamente per me non è assolutamente mai stato un cruccio né un problema. L'unica cosa è che io lo faccio soprattutto non tanto per un motivo estetico, ma per mantenere la pelle sana, perché se una pelle è tanto più giovane si mantiene la pelle e quindi più sana, tanto meno viene aggredita da infezioni come funghi, batteri, virus come gli herpes, ad esempio, che poi a una certa età possono causare più problemi. Quindi io cerco, insomma, di unire, di prendere due piccioni con una fava, diciamo. Vedremo se però queste creme hanno questo effetto. Anche questo ottimo, un siero che a volte ho messo su tutto il viso dopo la doccia perché magari non avevo voglia, ero accaldata, non avevo voglia di mettere la crema, ma sentivo la pelle un po' tirare. L'ho messo su tutto il viso ed è fantastico. Questo l'ho sostituito adesso con un prodotto molto più economico, ma penso altrettanto valido, perché di sicuro non rifaccio l'ordine per ordinare una crema e un siero, che è proprio l'acido ialuronico, anzi meglio il sale, lo ialuronato di sodio che si ottiene sciogliendo l'acido ialuronico in acqua e lasciandolo praticamente idratare. Per una notte me lo sono preparato io e prendendo le materie prime, semplicemente polvere di acido ialuronico e acqua distillata, ed è un gel ottimo, ma potrebbe essere sostituito anche dal gel d'aloe e vedremo insomma che effetti avremo. Questo ovviamente non escludo di ricomprarlo. Tra l'altro credo che questa sia la sua taglia di vendita proprio, eh? Perché comunque i sieri non hanno dei formati pazzeschi, diciamo, vanno un po' centellinati. E niente, stavo guardando che ho dei campioncini qua che mi ha regalato la parrucchiera tipo 1000 anni fa, dell'opificio Emiliano, quindi vengono dalle mie parti. Comunque, niente ragazzi, per questo video è tutto, non vi faccio vedere i campioncini millenari della parrucchiera. Noi ci vediamo al prossimo video, se cercherò di essere, come sempre lo dico, poi non lo faccio quasi mai purtroppo, di essere un po' più fedele alla programmazione, quindi più costante, e di andare avanti comunque sempre con questo progetto. Io vado avanti sempre chiaramente con il progetto, però fare dei video mi tiene incarreggiata, mi costringe a essere brava e costante con il progetto. Un bacione a tutti, a prestissimo, ciao!